Ancora una tragedia, è ancora nella stessa fabbrica. È accaduto a distanza di meno di 3 anni. Era il 2020, nel dicembre, quando persero la vita 3 lavoratori della Sabino Esplodenti. È accaduto poco fa, anche questa drammatica mattina del 13 settembre 2023. È ancora presto per capire cosa sia accaduto. C'è sul posto il nostro collaboratore Federico Cosenza, tra i primi giornalisti ad aver raggiunto questa fabbrica, o meglio gli accessi a questa fabbrica, che naturalmente sono stati chiusi. Ecco, Federico, intanto le poche prime frammentarie notizie su questa tragedia, perché di ciò si deve parlare, essendoci già 3 vittime accertate. Buon pomeriggio, se così si può dire. Buon pomeriggio a te, Carmine. Sì, ci troviamo qui a Casalbordino, nei pressi della statale 16, di fronte all'Hotel Aragosta, che c'è. Qui c'è la via di accesso. Da quello che abbiamo appreso, ci sono purtroppo 3 vittime. I vigili del fuoco non ancora possono accedere alla fabbrica perché c'è tutta una procedura in essere in questi momenti. Bisogna fare prima la bonifica, ci sono gli artificieri che dovranno procedere a mettere in sicurezza l'area e poi anche i vigili del fuoco potranno salire su nella zona dove si trova appunto la fabbrica. Il traffico sulla statale 16 non è stato bloccato, a differenza di quanto accaduto nel 2020, ma solo la via di accesso appunto dell'azienda è presidiata. Da quello che sappiamo, sono 3 purtroppo le vittime e non è neanche la prima volta che capita. Nel corso degli anni, purtroppo, in questa azienda ci sono state numerose episodi di questo tipo. Proprio poi in questo momento in cui si sta parlando molto di morti bianche sul lavoro e di qualche giorno fa appunto lo studio sui dati sulla mortalità in Abruzzo, insomma in Abruzzo si fanno registrare dei dati preoccupanti. Ecco, Federico, naturalmente sono frammentarie le notizie, anche perché, come ci dicevi giustamente, non è stato nemmeno possibile accedere al luogo. Questo perché, lo spieghiamo, tu conosci molto bene questa realtà, hai seguito anche quando è accaduto il primo incidente. La Sabino Esplodenti è un'azienda considerata ad alto rischio e purtroppo lo abbiamo visto anche proprio per queste ragioni, e poi tratta una attività di riciclo di polveri da sparo in qualche modo. Qual è l'attività industriale in cui è specializzata? Sì, si occupa della bonifica di polveri da sparo, quindi è un lavoro molto delicato che richiede delle procedure importanti e quindi è anche normale che adesso ci debbano essere anche tutte le precauzioni del caso per poter far lavorare i soccorsi in maniera priva, insomma, che si possano verificare ulteriori incidenti. Ripeto, è una situazione delicatissima perché in questa azienda si maneggia appunto degli esplodenti e non è un caso, insomma, che purtroppo ci siano questi incidenti. Dico purtroppo perché ormai sono passati solo 3 anni dall'ultimo incidente in cui persero la vita appunto 3 operai del posto di Casalbordino, Casalanguida e Pollutri. Al momento sulle vittime non abbiamo nomi, non abbiamo informazioni, è tutto bloccato qui e siamo in attesa insomma di capire ulteriori dettagli. Sappiamo che insomma è stato attivato dal prefetto tutto il protocollo per poter agire in massima sicurezza. Sì, abbiamo visto anche delle dichiarazioni. Il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, è fuori sede. La situazione dal punto di vista del comune viene seguita dal vice sindaco Carla Zinni, che è in collegamento costante con la prefettura di Chieti. Vedo carabinieri, vedo la polizia locale, vedo naturalmente i vigili del fuoco pronti ad intervenire. Probabilmente è prevista anche una ricognizione da parte della magistratura, inevitabile. Quando sarà possibile, però, come ci dicevi tu, accedere a questo sito, perché al momento anche chi deve investigare e persino chi deve intervenire, parlo dei vigili del fuoco, deve attendere una preventiva bonifica. Mi confermi questa situazione? Sì, assolutissimamente sì, ci saranno svolte prima le operazioni di messa in sicurezza e poi si partirà appunto con la parte legale, quindi con
sicuramente ci saranno, verranno qui insomma le autorità competenti per cercare di capire cosa è successo, qual è la dinamica di questo terribile incidente e accertare anche poi le eventuali responsabilità.